Io voglio dire, questa non è la sede opportuna, però voglio rassicurare la città, soprattutto dopo avere sentito tanto dibattito, tanti comunicati stampa e notizie dai giornali. Allora, per quanto riguarda l'ospedale di Agrigento, non ci sono assolutamente le intenzioni né della politica né dei conti, quando si parla di sanità siamo a parlare di conti, per destrutturarlo o mandare all'aria quello che c'è. Questo deve essere un dato fatto. Addirittura io stiamo valutando l'idea di trasferirci per una audizione direttamente all'ospedale di Agrigento come commissione sanità, appena la rete passa dalla commissione. In questo momento la commissione non ha avuto in mano la rete e abbiamo chiesto all'assessore, nel momento in cui arriverà, una settimana per poterla valutare. Questo è un dato di fatto. Poi sul discorso dell'oncologia che tanto ho sentito, il reparto, anzitutto c'è un solo primario per i tre presidi, Agrigento, Sciacca e Canicattì, e così resterà. L'oncologia medica non ha posti letto, l'oncologia medica, e lo sanno gli addetti ai lavori, lo sanno i volontari, lo sanno i pazienti, perché dare notizie diciamo non vere, a mio modo di vedere, corrisponde a buttare nello sconforto il paziente. Sulla malattia, sul paziente, non possiamo permetterci di giocare, nessuno può dare notizie non vere. Per l'oncologia mi assumo tutta la responsabilità nel dire che il reparto non rimane, si manterrà così, con, non so se hanno 6-7 posti di day hospital, e resteranno così, i day surgery resterà così, l'ambulatorio resterà così, idem per Sciacca, la stessa cosa varrà per Canicattì. E questo credo che, ribadisco, per chi lavora all'interno di un reparto sa perfettamente di cosa stiamo parlando. La stessa cosa voglio dire per quanto riguarda la neonatologia, non so quali, si parlava della pediatria, addirittura per la pediatria si sta pensando ad un ragionamento da farsi per i bambini diabetici. Quindi in questo momento il governo regionale sono lì, perché poi lo voglio dire questo fatto, la commissione sanità è una commissione che è anche di vigilanza, non è che tutto quello che arriva lo prendiamo per buono. Vigilare vuol dire fare in modo che la tutela della salute sia al primo posto, e questo sarà fatto.